La seconda domenica di Quaresima ci porta sul Monte della Trasfigurazione. Dopo il deserto in cui Gesù ha scelto lo stile del Messia, secondo il cuore di Dio, sul Monte i discepoli devono scegliere di seguire lo stile di Gesù. La trasfigurazione raccontata nel Vangelo secondo Luca ci propone proprio il momento decisivo in cui gli apostoli sono invitati dal Signore ad ascoltare il Cristo. Ha ragione lui proponendo lo stile debole di chi affronta la croce e la condanna l'umiliazione e la morte. I discepoli devono scegliere di seguirlo. Nella prima lettura, il tempo di Quaresima ci propone grandi quadri della storia della salvezza nella vicenda del popolo di Israele. La seconda domenica di Quaresima ogni anno ci propone il personaggio di Abramo, nostro padre nella fede. E quest'anno, dal libro della Genesi, leggiamo una parte del capitolo 15, dove viene narrato, secondo un antico rituale, la stipulazione dell'alleanza, cioè... Il momento in cui il Signore si impegna solennemente con Abramo a mantenere la promessa. Il Signore ha chiamato Abramo, gli ha chiesto di muoversi e Abramo ha obbedito. Il Signore ha promesso la terra e ha promesso una discendenza ad Abramo. Ad Abramo viene data una parola ed egli la accoglie con fiducia. Ma passa il tempo, la terra continua a non appartenere ad Abramo e soprattutto il figlio tanto atteso non nasce. Come saprò che avrò quello che mi hai detto? Il Signore gli propone di guardare in cielo e contare le stelle, se riesci a contarle. È la ripresa sottolineata di questa promessa che chiede ulteriormente fiducia. Abramo credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Abramo si fida. È il versetto importante che piacque tanto a San Paolo e lo riprese in molti passi delle sue lettere. Credette al Signore, il quale attribuì ad Abramo la giustizia per fede, cioè lo considerò giusto. Perché si era fidato di Dio. Ma chiede anche un segno e il Signore glielo offre volentieri con un rituale di alleanza. È una pratica molto strana per le nostre abitudini. Nell'antichità, facendo un contratto, cioè prendendo un impegno da parte di due persone, veniva compiuto un gesto che aveva il sapore dell'automaledizione. Si prendeva un animale, lo si uccideva, squartandolo in due parti. I due pezzi venivano messi affiancati e i contraenti del patto passavano in mezzo agli animali, alle carcasse divise, implicitamente dicendo, possa capitare a me quello che è capitato a questa bestia se non mantengo la parola che ho dato. L'idea di tagliare un animale in due aveva le radici simboliche in un antico mito mesopotamico che narra della creazione del mondo attraverso l'uccisione del mostro primordiale Tiamat, l'abisso, che viene squartato in due e con una parte viene fatto il cielo, con l'altra parte viene fatta la terra. Squartare un animale è un segno mitologico per indicare l'inizio di qualche cosa di nuovo. Si dà principio ad una realtà che prima non c'era. Assunse poi il significato di automaledizione. Bene, nella storia di Abramo viene ripetuto questo gesto. Ma chi passa in mezzo agli animali non è Abramo, è il Signore. Abramo si addormenta in piena notte, preso da un oscuro terrore, vede come in sogno una fiaccola ardente, un forno fumante, è il Signore, simboleggiato dal fuoco che passa attraverso questi animali, addirittura tre animali. Il Signore prende su di sé l'impegno in quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do. Nell'originale ebraico c'è il passato remoto io diedi questa terra. Passeranno quasi 500 anni prima che possano effettivamente avere la terra, ma è già stata data. È una parola autorevole di Dio. L'alleanza allora in questo caso corrisponde a un impegno. Il Signore si è impegnato. Abramo è l'altra parte che riceve questo impegno di Dio e lo accetta, si fida. Ecco l'atteggiamento fondamentale della nostra fede, accettare l'impegno del Signore. Il Signore è mia luce, mia salvezza, diremo al Salmo, io mi fido di Lui, io cerco la sua presenza e desidero la sua amicizia, convinto che manterrà la parola che ha dato. Nella seconda lettura, dalla lettera ai filippesi, il tema è piuttosto orientato al Vangelo sulla trasfigurazione. Il Signore manterrà la parola data a noi e trasformerà i nostri corpi per renderli somiglianti alla gloria del Cristo. Adesso noi siamo in una situazione terrena, faticosa, con tutti i suoi problemi, ma la nostra cittadinanza è nei cieli. Siamo ancorati oltre, le nostre radici sono in cielo, siamo sicuri che colui che ha promesso manterrà. Ci fidiamo di lui, nonostante tutto.